mi pare che, come dire, abbiamo scoperto un cuore di Meina che per esempio io non conoscevo, un angolo veramente delizioso, quindi queste feste si confermano anche un'occasione per conoscere dei posti del nostro Vergante che non sono noti a tutti quanti. L'edizione del 2014, come avrete notato, si tiene per l'appunto a Meina. Ringrazio quindi il sindaco di Meina e tutti quanti gli amministratori del Vergante che sono qui, perché senza di loro questo evento, che ormai è giunta alla 9ª edizione, non si terrebbe. Ai ragazzi, alle ragazze, ai bambini e ai bambini auguro un gran bocca al lupo. Non preoccupatevi degli scrutini perché li abbiamo già fatti, quindi qualunque cosa facciate oggi non conta, eh? State tranquilli, abbiamo finito ieri sera, quindi state pure sereni, non succede niente, anche se dovesse capitare qualcosa oggi. Ringrazio i genitori perché senza il loro preziosissimo contributo e collaborazione questo evento non otterrebbe il successo che ogni anno ottiene, e passo la parola al neo sindaco di Meina, che ci ha dato appunto una mano preziosa appena qualche ora dopo essersi insediato. Ho visto da qualche parte anche il sindaco uscente di Meina che ha collaborato con noi, eccolo lì, Paolo Cumbo, fin tanto che aveva la carica di sindaco, quindi c'è stata una grande collaborazione tra chi c'era prima e chi c'è adesso. Ancora a tutti buona giornata e divertitevi, grazie. Grazie. Un caloroso saluto di benvenuto a tutti, scolari, professori, insegnanti. Beh, che mi associo ai ringraziamenti che ha fatto il dirigente scolastico. Quello che abbiamo visto nascere qui da stamattina è veramente impressionante. C'è stato un impegno del corpo insegnanti, dei collaboratori scolastici che ci ha veramente stupito. Ci siamo trovati quindi a dare un piccolo contributo, ma noi non vogliamo meriti, perché in realtà il merito va alle maestre, agli studenti e a tutte queste associazioni che, come abbiamo detto noi negli ultimi periodi, si scopre tanta gente che fa un gran volontariato senza farsi pubblicità, e tutta gente da cui vogliamo imparare per amministrare bene questo comune. Grazie ai colleghi amministratori, ma non voglio perdermi i ringraziamenti, mi associo, vorrei solo lanciare un messaggio estivo agli studenti. Dopo questa fatica di questo anno scolastico, mi viene da raccomandarvi, sfruttando una giornata come oggi, di pensare allo sport e al gioco, perché il male del nostro tempo è la sedentarietà. Per cui, sfruttando, cogliendo l'occasione di una simile giornata all'aria aperta, ricordatevi, appena finito di fare i compiti e di studiare, di uscire a giocare lasciando stare PlayStation, televisori, musica, eccetera, perché il male, il futuro è quello di crescere sani e forti. I vostri genitori, i vostri insegnanti saranno fondamentali in questo percorso. Buona giornata a tutti. L'inno d'Italia adesso.